Le eccellenze italiane saranno promosse all'estero grazie al digitale, soprattutto grazie al più importante motore di ricerca, Google. A parlare del progetto ambizioso è stato Diego Ciulli, ospite della Borsa del Turismo Online in programma a Firenze. Così il Made in Italy, terzo brand più ricercato al mondo, prova a ripartire dalla rete. Il problema è che un sacco di persone cercano i prodotti Made in Italy online, ma non li trovano. Cioè abbiamo ancora troppa difficoltà a promuovere bene i nostri tesori sulla rete, e allora semplicemente Google vuole mettersi a disposizione del sistema paese con un grande programma per portare online l'eccellenza italiana. Vogliamo anzitutto far conoscere i tesori nascosti dell'Italia, le tante ricchezze dell'agroalimentare, dell'artigianato artistico, del manifatturiero, che sono lì, rappresentano la cultura e la storia dei nostri territori e che sono troppo poco conosciuti, e poi vogliamo essere parte della soluzione e contribuire all'innovazione del nostro sistema produttivo, facendo leva sui giovani, che naturalmente possono essere digitalizzatori delle piccole e medie imprese, e aiutando la riqualificazione e la formazione professionale in ottica digitale dei lavoratori e degli imprenditori. Basta piangersi addosso, ha detto Ciulli, che ha parlato per quasi un'ora davanti al vasto pubblico presente nella Hall Vision della Fortezza d'Abbasso. Il progetto di Google non è focalizzato sul turismo, ma il turismo è coinvolto in quanto voce importante dell'export del nostro paese e in quanto basato prevalentemente su piccole imprese. Insomma, le possibilità per far ripartire l'economia italiana ci sono, basta crederci e scegliere le strade più giuste da percorrere. Ad oggi la migliore sembra proprio quella della rete. La rete rappresenta il primo veicolo di ripartenza della crescita economica. Il dato che emerge da tutte le ricerche è che gli unici settori che non hanno risentito della crisi economica sono quelli che hanno innovato. Negli Stati Uniti, per ogni posto di lavoro creato nei settori tecnologici, se ne creano 5 nei settori non tecnologici. Ormai è l'innovazione il principale driver dello sviluppo futuro. Noi crediamo che l'Italia abbia il potenziale per essere un paese carne di questa nuova fase. È chiaro che ci vuole la piena volontà di cogliere l'opportunità.